Buongiorno e bentrovati a tutti. Io volevo commentare, oltre che fare i complimenti e ringraziare Francesca per il caso che ha appena descritto, per il racconto di una bambina e di una storia con questa bambina che ci ha descritto, e porre un attimo l'attenzione sul fatto che, oltre che occuparsi del disagio della bambina, credo che tutti possiamo pensare che si è fatto un lavoro di prevenzione psicopatologica molto forte qui, molto forte. Allora, sempre ponendomi, perché vivere in questo contesto capite che è arricchente per tutti, cioè non c'è qualcuno che è più di un altro, qualcuno. Abbiamo competenze differenti, ma la bellezza è poterle mettere insieme e fare un lavoro di squadra che abbia sempre come obiettivo il bambino. Il problema è che poi purtroppo il neuropsichiatra ogni tanto si trova di fronte al problema che se non c'è la diagnosi col codice corrispondente quel bambino non potrà accedere al servizio di terapia e che se la famiglia non sarà in grado di sostenere comunque una spesa potrebbe restare scoperto. Adesso io vengo da un'altra realtà, quindi a prescindere da questa realtà, che è così anche vicina alla scuola, così vicina alle famiglie, che riesce a dare il consiglio anche laddove il bambino non è necessariamente in carico in convenzione, cioè dove tutto veramente viene fatto pro bambino. Penso alla difficoltà di dover trovare un codice corrispondente perché la psicoterapia non è prevista dalla convenzione. La psicoterapia è una terapia che non può essere prescritta ai bambini, veramente nemmeno agli adulti, dico comunque, non rientra sicuramente nelle convenzioni. E questo è un altro aspetto che secondo me è di estrema rilevanza, perché dopo che individuiamo bene quale sia il problema, dobbiamo anche essere in grado di offrire comunque la soluzione. Questo è quello che in medicina ci dicono. È inutile fare gli screening, non si chiamano screening se non abbiamo la soluzione, cioè un modo per intervenire. E questo è anche comunque il concetto della prevenzione. L'altro aspetto, così un po', che mi faceva sorridere, è che cercando la parola maestro su internet spunta carta visa. Il bancomat. Ed è un dramma che ci fa sorridere, ma è veramente un dramma perché in realtà bisogna aggiungere maestro significato per trovare una persona particolarmente abile che eccelle tanto da poter essere un modello. E credo che una maestra o un maestro è un modello per gli alunni, per i bambini che incontra. Adesso noi parleremo un po' appunto delle funzioni esecutive perché essendo un argomento intanto un po' di moda e poi comunque è molto importante nello sviluppo delle abilità cognitive ma anche della stabilità affettiva, della regolazione, come abbiamo già visto ieri. Dovendo parlare delle funzioni esecutive, penso che possiamo tutti immaginare un bambino che arriva a scuola il primo giorno, ma anche altri giorni, e che si trova in una classe dove la maestra dice: bene, adesso prendete tutti i quaderni e le penne e iniziamo a fare gli esercizi, a disegnare, a colorare, non importa l'attività. Un bambino con una difficoltà di pianificazione è un bambino che non saprà nemmeno che prima deve aprire lo zaino, poi deve selezionare cosa prendere dallo zaino e quindi fare la scelta più economica e anche quella più semplice, perché ieri dicevamo quando l'integrazione sensoriale e quando le abilità sono stabili, imparare è facile, fare è facile. Quando questo non avviene, fare è estremamente difficile. Allora, le funzioni esecutive vengono definite come il controllore del traffico aereo nel cervello. Ma se questo controllore non funziona bene o non si è ancora sviluppato in modo definitivo, globale o adeguato al livello che noi stiamo richiedendo, un bambino si trova davvero in un caos.
che è un caos di pensiero, ma credo che sia un caos di emozioni. Noi qui in questi 3 giorni abbiamo sentito parlare veramente persone, credo di un livello incredibile, però mi fa piacere e mi emoziona sapere che anche una persona della caratura della dottoressa Lucangeli si emoziona, ma si emoziona veramente, cioè le viene la palpitazione, l'ha detto lei ieri, ma è una cosa bellissima perché tutti lo conserviamo e tutti possiamo attivarci per interagire e per portare i nostri pensieri. Ma se un bambino va in eccesso di queste sensazioni semplicemente per dover prendere il quaderno e la penna, pensate poi come vive tutto il resto della giornata. Volevo parlare anch'io, in ultimo, di queste premesse, perché poi iniziamo realmente a parlare delle funzioni esecutive. Volevo portare anch'io un'esperienza clinica di un bimbo di 5 anni e mezzo che era stato inserito in prima elementare. Io l'ho visto a ottobre, quindi un mese dopo l'inizio della scuola, era fine ottobre. Lui veniva perché la sua maestra, quella principale, chiedeva di una certificazione per ritardo mentale e il sostegno. Stava già andando al servizio territoriale, io lavoravo in un servizio privato, stava già andando al servizio territoriale per avere la certificazione, perché già c'era stata la comunicazione tra maestra, neuropsichiatra, vabbè, insomma tutta una dinamica che non, a noi non interessa. La mamma comunque decide di portare il bambino da noi e, oltre al fatto di averlo accolto dicendogli ciao, io sono Elena, perché se loro entrano e gli chiediamo come si chiamano, forse è il caso anche di dirgli come ci chiamiamo noi, col bambino ho soltanto scambiato 2 parole, poi lui si è messo a disegnare, a giocare quei giochi che c'erano nella stanza, io ho ascoltato la mamma. E la mamma mi ha detto: guardi dottoressa, la storia è questa, a scuola le maestre lamentano che mio figlio è troppo disattento, non ha iniziato a scrivere, non ha iniziato a leggere, imbratta i banchi con i colori, e è un bambino estremamente caotico che non sa nemmeno uscire il quaderno dallo zaino, e appena la maestra dice di prendere il quaderno, lui esce tutto e poi tutto gli cade dal banco e poi deve riprendere, disturba tutta la classe e la maestra non ce la fa più, perché già in quella classe c'è un altro bambino con una disabilità riconosciuta e ancora non gli hanno dato il sostegno. E io chiedo: e secondo lei, signora, suo figlio com'è? E lei mi... Va bene. E lei mi risponde: beh dottoressa, mio figlio intanto parla 2 lingue, perché io sono sudamericana e lui le parla correntemente. Avevamo nel centro una collega che parlava spagnolo ed effettivamente il bambino parlava correntemente spagnolo. Però dottoressa, mio figlio quando era piccolo non voleva mai dormire. Perché signora? Non si voleva addormentare. Io ho chiesto al pediatra perché il disturbo del sonno, c'era il nopro, non nopro. Però, sì signora, ma che faceva prima di dormire? Lui mi chiedeva da dove veniamo, mi chiedeva cos'è il Big Bang, mi chiedeva. Io a volte non avevo più nemmeno la risposta per lui. E gli dicevo: io non lo so. Brava signora, a volte noi non lo sappiamo. Mi ha portato un quaderno e mi ha detto: guardi dottoressa, mio figlio a scuola non scrive, però guardi a casa cosa fa. Praticamente il bambino, 5 anni e mezzo, 1 mese di scuola, copiava dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo. Cioè nel senso che lui leggeva in stampato maiuscolo e copiava in minuscolo. Ve la faccio breve perché il tempo purtroppo è poco. Avendo ascoltato la mamma, e avendo chiesto a delle colleghe che lavoravano con me di fargli usare i pennelli, delle cose su cui mi ritrovo, delle esperienze creative fondamentalmente, che non hanno nulla di prestabilito, questo bambino ovviamente ha tirato fuori tutte le sue competenze in sede di valutazione, dopodiché questo bambino è riuscito anche a fare il test di sviluppo intellettivo, perché comunque dovevamo contestare una presunta diagnosi di ritardo mentale, ed è venuto fuori alla WIPSI, perché ancora non aveva l'età, un QI di 118. E questo bambino ovviamente ha cambiato scuola,
perché siamo andate a parlare con le maestre, ma le maestre mi hanno risposto: se lei pensa che sia geniale, lo mandi in quarta elementare. E io ho detto: va bene, ma alla mamma chiediamo il nulla osta e cambiamo scuola, perché non se lo meritava nessuno. Adesso scusate, ma mi sono fatta prendere tanto, perché le viviamo veramente ogni giorno queste cose, e quindi ci sono troppe brave persone, e il ruolo delle maestre è veramente troppo importante per essere declassato in questo modo. Per quanto riguarda le funzioni esecutive, le premesse in realtà sono quelle che ci siamo già detti ieri, e sono quelle che riguardano il concetto di plasticità cerebrale e di economia del sistema nervoso centrale, perché per fortuna il nostro sistema nervoso funziona per fare il meglio col minor sforzo, fra virgolette, ovviamente sempre il minor sforzo, ma funziona perché le nostre esperienze permettono la stabilizzazione di determinati circuiti piuttosto che altri. L'abbiamo sentito dire benissimo alla dottoressa Lucangeli e anche ieri al dottor Burgio, per cui attraverso quei fenomeni di pruning, quindi di potatura delle sinapsi inattive, si stabilizzano invece i circuiti che sono utili e funzionali, e quelli che sono stimolati maggiormente. Quindi l'apprendimento, inteso in generale ovviamente, non soltanto apprendimento scolastico, trova la sua base in questi fenomeni di plasticità tra le sinapsi cerebrali. Le memorie, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, che sono il frutto della nostra esperienza, e sono quelle sulla base delle quali l'organismo, cioè l'essere umano fondamentalmente, organizza la propria traiettoria evolutiva. E le funzioni esecutive sono definite come processi cognitivi tra loro indipendenti ma interdipendenti, che sono alla base di risposte flessibili e finalizzate al raggiungimento di uno scopo. Sono state descritte negli anni 70 da Luria, in realtà come tante funzioni sono state prima individuate negli adulti lesionali, quindi dove c'era una lesione specifica di una regione cerebrale veniva studiata la sindrome clinica comportamentale, le deficitarietà che questi pazienti manifestavano, per trovare l'associazione funzione-struttura. Dopodiché l'attenzione si è spostata anche sui bambini, e le funzioni esecutive erano state correlate più che altro ai lobi cerebrali, frontali, e nel bambino sono stati quindi attenzionati ovviamente gli aspetti maturativi, cioè come si sviluppano le funzioni esecutive. Quello che è venuto fuori è che le funzioni esecutive sono delle funzioni che necessarie per lo sviluppo, che potremmo riprendere il termine di ieri, integrato, perché riguardano sia gli aspetti cognitivi, sia gli aspetti emotivi, sia gli aspetti comportamentali, e c'è una correlazione reale non tanto col lobo frontale, che è troppo grossolano come dizione, ma con i network cerebrali che fanno parte del lobo frontale. Le funzioni esecutive sono quelle che leggete, quindi avvio, allerta, attenzione, shift, flessibilità cognitiva, memoria di lavoro, controllo inibitorio, pianificazione e problem solving. Hanno una loro anche temporalità di emergenza, perché non tutte si sviluppano alla stessa età. Ieri in quel grafico che abbiamo visto, i 5 anni fanno un po' da spartiacque, nel senso che a 5 anni tante di queste sono già abbastanza specializzate, ma sempre in corso di specializzazione. Lo vedremo nel grafico dello sviluppo della mielinizzazione cerebrale. Quello su cui mi preme fare una riflessione è che ognuna di loro è vero che può essere anche indagata singolarmente, cioè noi disponiamo di test che vanno a indagare ciascuna di queste funzioni, e all'interno di alcune di esse delle sottofunzioni. Faccio l'esempio dell'attenzione, che è in discussione che sia funzione esecutiva o che vada come parametro a sé stante, ma non ci interessa in questa sede
pensare ai dibattiti che ci sono in questo momento nosografici. Quello che ci interessa è che comunque queste funzioni sono necessarie perché tutte le abilità possedute dal bambino e dall'adulto funzionino in modo integrato e armonico. Però quando andiamo, sempre per collegarmi al discorso dei test e della analisi anche qualitativa dei test, se noi andiamo a indagare in un bambino la capacità per esempio di flessibilità cognitiva o di shift attentivo e chiediamo di fare una prova di denominazione rapida, di passaggio, cioè noi queste prove le facciamo, per esempio, vi faccio un esempio molto pratico, noi chiediamo a un bambino di guardare delle carte, su queste carte c'è un parametro numerico piuttosto che sillabico, quello che la lettera piuttosto che il numero piuttosto che l'animaletto, non importa, una cosa che lui deve nominare, quindi il numero, e poi c'è il colore della carta. Il passaggio sta nel fatto che il bambino una volta deve dirmi di una carta il numero, dell'altra deve dirmi il colore. È una cosa banalissima, però è accessibile. Ma se io prima non osservo la denominazione del bambino, cioè se il bambino è in grado di denominare rapidamente solo colore e solo numero, io avrò una prova che è già inficiata all'origine. E se io non lavoro sull'abilità precedente, mi ricollego al modello sinattivo dello sviluppo, è inutile che io vada a forzare una di quelle che vengono definite competenze scheggia, perché non gli servirà poi a niente se non a far bene quell'esercizio. Andiamo un po' più rapidamente su questo aspetto perché un po' se ne è parlato e quindi credo che possiamo andare oltre perché ci interessano più gli aspetti clinici. I modelli di riferimento delle funzioni esecutive e del funzionamento esecutivo sono tantissimi perché nella neuropsicologia in questo momento c'è un susseguirsi di nuovi modelli. In realtà quello che vi volevo mostrare è che sono stati portati modelli unitari di funzionamento, quindi in cui c'è un esecutivo centrale che controlla poi tutte le altre funzioni, ci sono modelli integrati in cui le diverse sottofunzioni cooperano tra di loro e nell'esempio del modello di Anderson il controllo attentivo avrebbe una diciamo un ruolo anche un po' preliminare al corretto funzionamento degli altri, ma questo va da sé che ieri dicevamo se non c'è una buona regolazione attentiva, se il bambino non sta attento a quello che io gli dico difficilmente riuscirà a riprodurre quello verbalmente, quindi è chiaro che prima ci deve essere un buon livello attentivo per poi poter tirare fuori tutta un'altra serie di competenze, fino ai modelli sequenziali, uno dei quali è proprio quello di Zelazzo, che mette un po' in linea e dice prima dobbiamo avere una buona rappresentazione del problema, poi dobbiamo avere l'abilità di pianificare quale sarà la risposta motoria, comportamentale, verbale, poi dobbiamo eseguire quella risposta, quindi dobbiamo avere anche tutte le strutture funzionanti perché quella risposta avvenga, poi ci vorrà anche la capacità di valutare in corso d'opera se ciò che sto eseguendo coincide con ciò se avevo pianificato e soprattutto se è corretto rispetto al fine che io mi ero posto. Voi pensate quanto per noi sia normale prendere una forchetta e mangiare e quanto per un bambino di 2-3 anni sia un esercizio di pianificazione, esecuzione e controllo difficilissimo. Allora, paradigmatico è l'esempio dell'attenzione, perché l'attenzione può essere la disattenzione può essere conseguenza di un disturbo neurologico, neurobiologico, genetico, di un ritardo, c'è il ritardo mentale perché la scheda diceva così, ma di una disabilità intellettiva. E la disattenzione può far parte di una disfunzione anche un po' dominio specifica, tipo un disturbo delle funzioni esecutive oppure un disturbo dell'attenzione, dell'attentivo motorio e percettivo. Sono delle entità nosografiche che sono descritte queste. Oppure magari un disturbo primariamente attentivo può essere causa di quello che noi vediamo, tipo un disturbo dell'apprendimento. E qui c'è la curva di maturazione
all'interno del nostro cervello, chiaramente. Queste sono le diverse fasi di mielinizzazione e sinaptogenesi delle regioni sensorimotorie, delle regioni temporoparietali associative e infine della corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale è quella deputata a essere sede delle funzioni esecutive, per cui, come vedete, la maturazione è più tardiva di tutte le altre, per cui noi siamo in grado di individuare i precursori delle funzioni esecutive nel bambino piccolo, o comunque le abilità necessarie perché queste funzioni poi vengano fuori in modo stabile. Esiste anche un questionario per i genitori che si chiama BRIEF, che viene somministrato dai 2 ai 5 anni, e 5,11 anni, 11 mesi, cioè 5 anni e 11 mesi, e che quindi ci serve prima dell'età scolare, ma che ci dà tantissime informazioni anche sulle abilità emergenti. Quindi sulle abilità metacognitive emergenti, su tutta una serie di parametri che per noi possono essere molto utili. Anche ecco, questo sì, in termini di screening, perché un bambino potrebbe essere abile nel copiare o nel riprendere una letterina, ma non avere ancora un'organizzazione così armonica da poter affrontare un impegno come quello della prima elementare. E questi sono i tre circuiti, con questi poi mi fermo, ma mi sembra molto interessante mostrare come tutto questo nostro fervore nel voler mettere insieme cognizione, motivazione ed emozione abbia anche un suo substrato funzionale. Infatti, a livello della corteccia prefrontale ci sono tre circuiti principali. Il circuito dorsolaterale è quello deputato, ed è chiaro che sto semplificando ai processi cognitivi che riguardano le funzioni esecutive. Il circuito ventromediale è quello correlato ai processi motivazionali che permettono il funzionamento coerente di queste funzioni, e il circuito orbitofrontale, che è quello in cui avviene l'integrazione tra i processi cognitivi e i processi emotivi. Ho finito.